Marco Falaschi, è appena finita la partita, la semifinale del Memorial Nonno Gino. Siena ha vinto 3-0 contro Sora, una buonissima prova da parte della Emma Villas Ube. Marco, bravi in difesa, bravi in attacco, pochi errori, insomma oggi una prova convincente da parte della squadra. Sì, abbiamo fatto delle buone cose secondo me, siamo partiti così, il primo set qualcosina è andato non come volevamo, poi secondo me abbiamo preso anche un po' di più di convinzione, ci siamo un po' più sciolti e bene, per quello che conta questo torneo va bene, purtroppo non ci dà punti in classifica, però chiaramente noi la testa è già domenica e adesso domani abbiamo un test importante contro Vibo, a noi ci serve perché ci alleniamo e soprattutto è un livello più alto e dobbiamo competere anche con loro. Si vede che migliora l'affiatamento in questo gruppo ed è buona, molto buona la vostra condizione, lo avete dimostrato anche in questa partita. Sì, siamo partiti stamattina, siamo arrivati qua, abbiamo giocato, quindi vuol dire che mentalmente ci siamo, fisicamente siamo pronti, quindi non vediamo l'ora di iniziare e niente, pensiamo intanto a domani e poi la testa però è già a calci. Ovviamente si parla ancora di precampionato, domani ci sarà la finale di questo Memorial Nonno Gino, però qual è l'elemento di maggiore soddisfazione in questo gruppo, guardando a questa partita ma non solo, guardando anche a quello che è il lavoro quotidiano al Palaestra? Ma credo sia, ritengo al 100% che sia un gruppo che lavora tanto e che, questo l'avevo già detto dopo la prima amichevole proprio contro Sora, che ha voglia di stare in palestra e di migliorare. Abbiamo dei margini importanti, secondo me molti ragazzi hanno veramente tanto da migliorare, secondo me, e ci possono dare una grossa mano anche a quelli un po' più vecchietti, io comincio ad essere vecchio, però credo che deve diventare la forza di questa squadra il gruppo. Lo stiamo costruendo, ci siamo, un passettino alla volta, perché chiaramente arriveranno anche le difficoltà, quindi bisogna stare uniti come sempre, partita dopo partita.